La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per vedere se domani si vive si muore. Mi chiamo Luigi, sono nato a Cassine, in provincia di Alessandria, ma sono adottivo di Genova. Vivo con mia madre, in una casa presa in affitto, una casa che mi piace da morire, una casa che vorrei fosse mia. Io amo cantare. Mi piacerebbe farlo magari in un recital, in modo che ogni tanto mi possa fermare e spiegare le mie canzoni, perché so bene che ci sono alcuni punti che non sono chiari a tutti quanti. Una ragazza tedesca, si chiamava Ulla, Ulla, Ulla. Io sì, che ti avrei fatto vivere una vita di sogni che con lui non puoi vivere. Io sì, che ti avrei insegnato qualcosa dell'amore che per lui è peccato. Io sì, t'avrei fatto sapere quante cose tu hai che mi fanno impazzire. Secondo me, il vero problema della musica italiana è che guarda il mercato estero e non soltanto lo guarda, ma lo imita. Sai, secondo me, bisognerebbe prendere le melodie tipiche della musica italiana e arrangiarle in un sound moderno, come hanno fatto i Negri d'America con il rhythm and blues. O i Beatles con le marcette scozzesi, Yellow Submarine. E invece no, nessuno fa niente per la musica italiana. E sai perché? Perché l'Italia è un paese provinciale, il pubblico italiano è un pubblico di provinciali, un provincialismo che ho sostenuto dalla TV, dalla radio e dalla stampa. 2 anni senza mettere piede in TV. E questa qui la voglio chiamare democrazia!
mia cara maestra, maestra, ma era lei che un giorno mi diceva che a questo mondo noi siamo tutti quanti uguali, era lei. E ora mi spieghi come mai, se entrava in classe il bidello, lei ci faceva restare seduti, se invece entrava in classe il direttore, lei ci faceva alzare tutti quanti in piedi. Come mai, maestra? Questa è uguaglianza, maestra. 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 Onorevole sindaco, anche lei fra noi. Senta, mi hanno detto che un giorno lei gridava alla gente vincere o morire. Eppure non ha vinto, eppure non è neanche morto, ma al posto suo è morta tanta, ma tanta di quella gente che non voleva né vincere e né morire, né vincere e né morire. Sindaco, maestra, curato, sindaco, maestra, curato, sindaco, maestra, curato, sindaco, maestra, tutti quanti noi parliamo di amore, che faremo con cuore, e di prati fioriti siamo tutti quanti d'accordo, ma secondo me un cantante non deve parlare solo di questo. Un cantante non deve essere semplicemente una macchina da soldi. Un cantante deve esprimere quello che ha dentro. Come fa un poeta con una lirica o uno scultore con il mano. Il cantante invece non può. Il cantante soldi. Il cantante soldi. Cosa c'è? Tocca a me. 5 minuti. Arrivo. È da capire se si fa parte del mondo di ieri o del mondo di domani. Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardavi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Io qua non ci volevo venire.
Io non mi sono mosso. È stato il festival a volermi. Io qua non ci volevo venire. Il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per vedere se domani si vive o si muore. La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Andarsene sognando.